La diocesi di Caltagirone in festa per l'arrivo e la permanenza ancora per qualche giorno del simulacro della Madonna di Tindari. Grazie alla richiesta avanzata dal vescovo di Caltagirone, Monsignor Calogero Peri, accolta poi dal capo della diocesi di Patti, Monsignor Guglielmo Giombianco, la Madonna, venerata nel Messinese da prima giunta nella parrocchia di Sant'Anna, retta dal parroco Salvatore Abbotto in occasione del 75° anniversario della fondazione della sua parrocchia. È un evento di grazia, come dicevo, perché si colloca all'interno sia dei festeggiamenti che stiamo facendo in occasione della fondazione della comunità parrocchiale di Sant'Anna, 75 anni, e in occasione di questo 75esimo abbiamo celebrato proprio ieri la solennità della dedicazione della Chiesa, della nuova Chiesa, alla presenza della Madonna del Tindari. Il simulacro della Madonna di Tindari si è poi mosso in processione per giungere al santuario diocesano della Madonna del Ponte nel cuore del centro storico di Caltagirone, laddove nel corso di una cerimonia solenne è stata accolta dai fedeli. Un momento di festa, insomma, mista a devozione e sentimenti, emozione, fede e speranza. Queste le sensazioni vissute dai fedeli. L'emozione è grandissima. La prima volta che proprio è arrivata davanti alla chiesa di Sant'Anna, io ho vissuto un momento non so, celestiale, ecco, la parola così. Proprio ho fatto l'incontro con un'anima bellissima, proprio si è incontrata e la vedo sempre con gli occhi aperti e ancora tuttora mi guarda. Veramente è un evento molto emozionante, vedere e pregare la Vergine del Tindari qui a Caltagirone è un motivo di ancor più fede per noi calatini, che da sempre abbiamo un legame privilegiato con la Vergine, che onoriamo e veneriamo sotto tanti nomi, Vergine del Ponte, Madonna di Cona Domini e altro. Quindi stasera siamo tutti accorsi, animati da fede e da devozione verso la mamma del Signore e Madre Nostra. Il simulacro della Madonna compirà altre piccole tappe, la prima delle quali alla chiesa del Collegio nel centro storico, dopodiché si sposterà nella chiesa madre di Gran Michele, ove sarà accolta dal parroco Don Pino Casanova e dalla grande festa che i devoti dei santi patroni di Gran Michele sapranno riservare all'evento. Conclude il giovane parroco del santuario diocesano della Madonna del Ponte, Francesco Di Stefano. Questi giorni sono giorni di grazia per la nostra città di Caltagirone e anche per il nostro santuario diocesano, dove abbiamo creato un ponte tra il santuario del Ponte di Caltagirone e il santuario del Tindari, attraverso la presenza del simulacro della Madonna. Ecco, tra di noi i santuari cerchiamo anche di vivere e di mettere in comune le varie realtà e iniziative che portiamo avanti, e questi giorni credo che veramente la presenza del simulacro del Tindari, ecco, ci aiuterà ancora di più a fare comunione e a vivere la spiritualità che quel santuario vive insieme a quello che noi ogni giorno viviamo, ecco, in questo nostro santuario.